Bene. Inizia da subito nel portare l'attenzione al tuo respiro. Oggi è importante utilizzare l'immaginazione ed evitare di preoccuparti di tutto quello che arriverà, di tutto quello che potrà essere forse un ricordo, una memoria, una metafora, un simbolo o una combinazione di tutti questi elementi. E va bene così. Tutto questo lo potrai capire dopo. Per ora accetta e sperimenta quello che ti arriva, senza pensare se una cosa, un simbolo, un ricordo è vero. Non importa. Qualunque cosa che arriverà nella tua mente, nel percorso della tua immagine, sarà parte della tua consapevolezza. L'importante è che oggi lasci aperta la tua mente ed evitare il dubbio. Continua a ispirare e porta fuori tutta quella tensione. Ispirando, porta dentro una meravigliosa energia che ti circonda e ti rilassa. Ancora una volta, tutti i muscoli del volto, della mandibola, il collo, le spalle si rilassano completamente, lasciando andare tutte quelle tensioni, tutte quelle rigidità, rilassando i muscoli. Oggi riuscirai a entrare ancora di più in profondità ed arrivare prima al risultato. Quindi è un buon momento nel rilassare la tua schiena, lo stomaco. Continua a respirare mentre ascolti la mia voce. L'addome. E respira con tanta pace. È una respirazione di unione, di energia, di amore, di armonia. E ad ogni tuo respiro ti abbandoni, ovunque tu sia, e ti rilassi, permettendo che sia il pavimento, la sedia che ti sostiene, nel portare giù in profondità le tue tensioni, e vai sempre più giù in uno stato di pace, di serenità, di calma. Ora immagina una meravigliosa luce sopra il tuo capo. Puoi scegliere tu il colore che vuoi, i colori che desideri, una luce meravigliosamente spirituale, e intorno a te questa luce entra in profondità, guarisce, elimina il disagio, le malattie. E se ci sono delle resistenze nel tuo corpo, ora è importante portare dentro tutta questa luce nel tuo corpo. Sì, attraverso la sommità del tuo capo, illumina il cervello, la spina dorsale, guarendo gli organi interni e i tuoi tessuti. E scende ancora di più in profondità e visualizza questa luce che scende giù nel tuo corpo come una meravigliosa onda che tocca ogni tua cellula, ogni tua fibra, ogni organo del tuo corpo, portando un'energia incredibile di pace, di guarigione. La luce riempie il tuo cuore, e il tuo cuore è meraviglioso, guarendo così ogni parte dei tuoi organi interni, gli addominali. E ogni parte del tuo corpo porta equilibrio, quello stato naturale di salute e perfetta armonia, lasciando da parte il disagio, il fastidio. Questa luce riempie i tuoi muscoli, i nervi, le ossa, la schiena, guarendo anche ogni parte interna del tuo corpo e ovunque tu ne abbia il bisogno. La luce è potente e guarisce e continuerà per tutto l'esercizio, fino a quando tu starai veramente bene e ti sentirai guarito. Il resto del corpo scorre nel suo ritmo, così come la luce adesso entra nelle tue gambe, fino a raggiungere i piedi, e tutto il tuo corpo ora è pieno di questa luce potente di guarigione. E ora immagina, senti e visualizza la luce che ti circonda completamente, anche nell'ambiente esterno. Sì, è come se percepissi intorno a te una luce. Tu sei una parte connessa, come se fossi all'interno di una bolla e ti avvolge, guarendo. Tra qualche istante conterò da 10 a 1.
permetti a te stesso di rilassarti così profondamente che la tua mente non sarà più limitata dalle solite barriere di spazio o tempo. Sarai così, in profondità, da poter ricordare tutte le esperienze che abbia mai fatto in questo corpo, in qualunque altro corpo, e che abbia mai abitato, anche quando stavi tra due corpi. Sia in uno stato spirituale che in uno stato reale, così in profondità da poter sperimentare tutti i tuoi livelli ed entrare in un senso meraviglioso di multidimensione. Sei molto più grande del tuo corpo, del tuo cervello. Sei un essere meraviglioso, immortale, spirituale, sempre amato, mai solo. 10, 9, 8, sempre più in profondità, ad ogni numero, 7, 6, 5, sempre più in profondità, ancora più giù, 4, un livello meraviglioso di pace, di calma, 3, 2, 1. Bene, in questo stato meraviglioso di pace, immaginati, tornato in un giardino straordinario. In quel giardino che per te è un santuario, un luogo di pace perfetta, di sicurezza. È bellissimo stare in questo luogo, dove comprendi l'amore, osservi dei fiori meravigliosi, piante, stagni. Entra in questo meraviglioso giardino e trova un posto dove poter riposare. Qui il tuo corpo è ancora pieno di quella luce, circondato da un benessere, da una sensazione unica. E la luce continua a guarire, a recuperare le forze, a ristorarsi, a rinnovarsi a livelli ancora più profondi nella tua mente, dove possono aprirsi nuove opportunità e tu riesci a ricordare tutto. Ora, immagina che un meraviglioso essere spirituale, qualunque sia, un maestro, una guida o una persona cara, qualsiasi persona che ti ama completamente e incondizionatamente, qualcuno che è molto saggio, immagina che venga a farti visita in questo meraviglioso giardino. Entrambe potete comunicare con parole o tramite pensieri o con un contatto telepatico o in qualsiasi altro modo. Riesci a percepire la saggezza, riesci a sentire l'amore. Questo è un meraviglioso amico spirituale. Vuole accompagnarti in un viaggio di guarigione, alla scoperta di un percorso straordinario. Visualizza e percepisci che questo amico ti condurrà in un giardino molto particolare. E poi entrerete attraverso diverse stanze, in un tempio, nella parte antica, nella parte moderna. Immagina ora che questa persona ti accompagni in un edificio, con dei giardini, con degli ingressi di marmo. Entra dentro, all'interno di questo edificio antico. C'è una parte dove trovi all'interno una biblioteca, una parte un centro di guarigione, un'altra parte una stanza dove risiede tutta la saggezza, dove ci siano tutte quelle informazioni e le conoscenze in un luogo e dove sono state delle vite passate, vite future. Tu e il tuo amico spirituale salite i gradini di marmo, la grande porta si apre, entrate dentro, riuscite a vedere gli scrivi, gli scrittori che copiano tutte le parole con grande saggezza, riportando tutta la loro saggezza all'interno dei libri, dei manoscritti. E osserva questa biblioteca enorme. In un'altra area di questo edificio è dedicata alla guarigione, una stanza particolare dove tutta la luce naturale entra attraverso il soffitto. Al centro della sala c'è un divano. E sopra questo divano ci sono sospesi dei cristalli di una forma diversa. Questa luce naturale entra in contatto con questi cristalli e arriva direttamente su quel divano dove tu ti puoi sdraiare. E questo divano
puoi portare dentro di te una guarigione. Tu e il tuo amico spirituale. Disponete i cristalli in modo tale che la luce, il colore particolare in una frequenza specifica, che ti possa servire. Ed entra direttamente nella parte del tuo corpo che ne ha bisogno di guarigione, magari quella parte della tua mente, del tuo lato emotivo, che ha bisogno di guarigione, dove senti maggiore desiderio. Porta questa luce dorata, verde, qualunque altro colore possa scendere nel tuo corpo, o di argento, blu, indirizza verso la parte specifica del tuo corpo, quella parte dove deve guarire. Disponi altri cristalli finché ciò accade nel tuo corpo. Il tuo corpo assorbe tutta questa energia di guarigione. Nel frattempo ti senti in salute, guarisci, e ora la tua guida spirituale, il tuo amico che è lì con te in questa sala antica, in questa sala di guarigione, trovi una parete vuota, una parete bianca. Intanto il processo continua, la luce entra costantemente dentro di te. È come se ci fosse uno schermo cinematografico. E ora puoi proiettare delle scene, delle immagini, delle tue vite passate. Puoi proiettare in questo schermo affinché ti possano aiutare a proseguire lungo il tuo percorso spirituale, finché ti aiutino a eliminare qualsiasi blocco, qualsiasi ostacolo che ti impedisca di lasciare andare qualsiasi resistenza. E lo osservi, osservi te stesso in una vita precedente, le cose che facevi, quelle cose che non ti hanno permesso di realizzare la tua identità. E ti serve questa scena per guarire spiritualmente, emotivamente. Possono apparire su questo schermo, mentre conterò a ritroso da 5 a 1, apparirà la tua soluzione. Qualunque cosa fai, qualunque cosa farai, sul tuo schermo andrà bene. Anche un'immagine, tipo una foto, o a volte un volto di una persona, o una scena di un film, a volte appariranno i simboli, metafore, a volte appaiono anche scene di vite passate o scene di infanzia. Qualunque cosa ti possa servire va bene per te. L'importante è che da adesso in poi potrai comprendere come guarire il tuo passato. Questo fa parte del tuo progresso spirituale, queste cose appariranno sullo schermo bianco. E ora conterò a ritroso, lascia che queste cose accadano in modo naturale, 5. Potrai ricordare tutto quello che vuoi per poter conoscere le strade verso la tua autentica realizzazione, la tua crescita spirituale, il progresso spirituale. 4. Diventano sempre più chiare man mano che mi avvicino al numero 1, sempre più chiaro sullo schermo 3. Così tu comprenderai e guarirai, perché attraverso la comprensione arriva una guarigione profonda. 2, 1, bene. Tutto ciò che ti serve è sapere che queste immagini, queste scene, queste metafore, simboli o parole o messaggi, qualunque cosa sia apparso, lascia che arrivi a te in questo schermo cinematografico. E se vuoi andare ancora più in profondità per focalizzare ancora meglio la scena, ti basterà fare un bel respiro. 1, 2, 3. Respiri. E trovi la soluzione. Ecco perché accadono determinate cose. Ecco perché continuo a ripetere le stesse cose. E a volte altri messaggi arrivano attraverso le parole, i simboli, metafore o scene o immagini, volti o persone, persone care. Prendi del tempo per entrare in contatto nella tua soluzione. Qualunque cosa sia, va bene così. Cerca di evitare di pensare troppo, di analizzarlo, di criticare, di sperimentarlo. Tutto questo lo potrai metabolizzare quando ritornerai da questo percorso, successivamente. Bene, dobbiamo spostarci in un altro luogo, all'interno di questo edificio. Porta la tua coscienza in quel meraviglioso divano
di guarigione dove c'è la luce naturale che entra attraverso il soffitto, attraverso i cristalli. E nel frattempo hanno guarito il tuo corpo, ora tu e il tuo amico spirituale, la tua guida, vi spostate e allontanate da questa stanza, da questi cristalli. Lo schermo è diventato bianco di nuovo, così come era all'inizio. Tu ti alzi insieme alla tua guida, ti sposti in un'altra stanza dove c'è una specie di biblioteca con dei grossi libri che rivestono tutti gli scaffali e lungo le pareti. Ti viene detto di stare in piedi con le braccia aperte, i palmi verso l'alto. Il libro giusto viaggia nella tua anima, scivola delicatamente senza fatica, spostandosi dalla parete, entrando direttamente nelle tue mani. Mentre guardi, riesci a vedere attraverso questo libro del viaggio della tua anima, che contiene tutto ciò che hai imparato. Quante volte sei stato qui a imparare ad amare, conoscere, crescere ed evolvere? E se sei d'accordo, guarda questo libro, guardalo all'interno. Vai a vedere in quanti luoghi sei stato, quanti luoghi hai imparato, hai vissuto, quante esperienze meravigliose hai fatto nella tua vita. Sei magnifico, la tua anima ha viaggiato per tanti posti, quasi come un treno che si è fermato così in tante stazioni lungo il percorso, mentre tu cresci, evolvi durante questo meraviglioso viaggio spirituale che la tua anima sta compiendo, tanto per darti un'impressione di quanto tu sei magnifico. Quante volte hai vissuto, amato, sei cresciuto, hai lavorato, hai viaggiato su questo spettacolare percorso di vita spirituale, che ogni tuo momento è un momento speciale. E ogni volta che ne avrai bisogno di tornare qui, lo potrai fare per imparare, apprendere in questa biblioteca. Oppure potrai usare i cristalli di guarigione. Ora però è il momento di spostarsi in un'altra stanza di questo edificio antico. L'edificio di comprensione, le vite passate. Ora dalle tue mani il libro viaggia e scivola delicatamente ritornando alla parete, e lì rimane nella parete e sarà utile per te per quando ne avrai bisogno. Ora vai in un'altra area di questo edificio dove ci sono 6 porte. Le prime 5 porte sono identificate con una particolare anno. Sono identificate con un particolare anno di tempo, mentre la 6ª non ha un periodo specifico. E lascia che ogni porta si apra. Guardando attraverso la porta, comprenderai e sentirai, e avrai tu la voglia e il desiderio di attraversare quella porta, quel periodo di tempo, dove magari dovrai imparare ancora qualcosa di più. Per imparare ancora di più, dovrai abbandonare l'incertezza ed entrare nella tua fiducia. Tra qualche istante guarderai le 6 porte. Ora, la prima porta corrisponde all'anno 1850. 20 anni di più, 30 anni di meno, intorno al 1800. Circa 165 anni fa, più o meno, questo è il periodo. Include in quest'epoca le guerre, la rivoluzione, la rivoluzione industriale di grande cambiamento, di crescita, i mezzi di produzione, le fabbriche, un tempo meraviglioso, quando ci sono state delle innovazioni, pensieri. 1850 più o meno, questa è la porta che sceglierai per entrare e avere più dettagli. Sempre se sentirai il desiderio di entrare in questa prima porta, oppure la seconda porta, è quella relativa circa al 1700. Circa 300 anni fa, era un periodo dell'illuminismo, di grande crescita della politica, della scienza, nuovi governi, nuovi paesi, sono stati costruiti grandi guerre, cambiamenti radicali e generali. 1700 ti ritrovi in questo periodo di tempo, e questa è la porta che attraverserai. Senti, se hai il desiderio, fine di entrare in questa porta. E la terza porta è quella legata al 1500.
un periodo dell'Inquisizione, un periodo nero, gran parte dell'era era di grandi passi avanti dell'arte, il periodo di rinascimento della scienza, ma c'è anche l'Inquisizione come l'oscurità che mette in equilibrio la luce. Il Rinascimento è un periodo molto importante, inoltre grandi paesi vengono scoperti o riscoperti, masse terrestre vengono individuate, culture che si interconnettono. Siamo circa 500 anni fa, intorno al 1500, e ti chiedo, ti ritrovi in questa porta che deciderai di attraversare ora? C'è un'altra porta che è legata a 2000 anni fa, più o meno nell'anno 25. Questo è un altro periodo di tempo molto importante nella storia di questo pianeta. È stato il tempo dei grandi imperi, degli imperatori, degli eserciti che hanno marciato attraverso i continenti, culture provenienti da altri luoghi 2000 anni fa. È stato un tempo anche di grandi religioni nuove che sono nate dalle vecchie religioni e hanno stabilito grandi ribellioni, rivolte, rivoluzioni circostanti. Ciononostante, c'è stata anche la crescita nella poesia, nella filosofia, nella scienza, nell'architettura, nell'ingegneria. È stato un periodo di grandi cambiamenti. Ti trovi qui? Vorresti entrare in questa porta? 2000 anni fa. Poi c'è l'ultima porta, a cui è legato un anno. Siamo intorno al 500 avanti Cristo, circa 2500 anni fa, un periodo più primitivo. È stato un tempo importante, un tempo nel quale hanno vissuto tra i più belli grandi filosofi di questo pianeta. I filosofi che hanno pensato e scritto nell'anno 500 prima di Cristo hanno usato nuove religioni, vecchie religioni passate, in un periodo di grande crescita. Anche questo periodo è stato utile per studiare. Se ti trovi qui in questa epoca, forse avrai voglia di attraversare questa porta. Deciderai di attraversare la sesta porta e l'ultima porta. E lì c'è un altro periodo di tempo. Se non ti sei trovato, l'hai trovata nel 1850, nel 1700, nel 1500, nel 25 avanti Cristo o nel 500 prima di Cristo, e desideri attraversare la stessa porta, ovviamente lo puoi fare. Ci sono tante possibilità legate a questa porta. Scegli tu. Per entrare in questa porta dovrai fare la tua esperienza. Ora stai attraversando la porta che hai scelto. Entra in questa scena e ti unisci alla figura, alla persona che ti ricordi completamente, con chiarezza, quel tempo, in quel luogo, magari in quel corpo. Se sei in un corpo, guarda verso il basso e osserva i piedi, osserva le calzature che indossi. E se le indossi, possono essere delle scarpe, degli stivali, delle pelli animali, pellicce o tessuti, ciabatte, sandali o altre calzature, o magari sei a piedi, nudi. Non fare attenzione alla pelle, alle mani. Non serve. Guarda i tuoi abiti. Entra sempre di più in contatto con questo tempo, in questo luogo dove ti trovi. Che cosa sta accadendo? Di cosa diventi consapevole? Cerca di non analizzare e limita a sperimentare qualunque cosa ti arriva. Tutto andrà bene. Limita di sperimentare. Puoi spostarti avanti e indietro nel tempo per imparare ancora di più da quell'esperienza. Se ritrovi altre persone, osserva. Che cosa stanno facendo? Cosa c'è intorno a loro? Come sono vestite? Apprendi il più possibile. Mentre conterò da 1 a 3, permetti a te stesso di spostarti magari in vari eventi più importanti per te, eventi significativi,
uno, due, tre. Sei lì. In che cosa diventi consapevole? Ora cerca di non pensare e limitati a sperimentare. Se ti trovi altre persone in questa esperienza, osserva, senti, comprendi se c'è qualche familiarità o se riconosci qualcosa dentro di te. E ora, mentre conto fino a tre, vai alla fine di questa vita, alla fine di questa esperienza, senza alcun dolore, senza alcun disagio. Uno, due, tre. Sei lì, alla fine, solo per sapere come te ne sei andato, che cosa è accaduto, di che cosa hai vissuto. E diventi consapevole, senza dolore, senza disagio, e ora galleggiando sopra per un attimo, prima di andare oltre, permetti a te stesso di comprendere le lezioni di vita, di quella esperienza, che cosa hai imparato, quali sono state le lezioni di vita in quell'epoca, come hai vissuto in quest'epoca e come le colleghi in questa vita attuale, quali sono i legami che hai attraverso questa vita attuale. Ora ti ritrovi nuovamente in questo edificio antico con la tua guida spirituale. È arrivato il momento di lasciare andare per ora questo edificio, ma potrai ritornare tutte le volte che vorrai. Ogni volta che avrai bisogno di sapere qualcosa di più per guarire, potrai tornarci tutte le volte che vorrai. Tutte le volte che ne sentirai il bisogno, il desiderio, vorrai sentirti a tuo agio per fare questa esperienza. Però adesso abbandona questo edificio, esci dalla stanza, quella stanza che forse faceva parte della numero 6, del numero 5, 4, la stanza che fa per te. Ora entra nella stanza della guarigione con i cristalli, lo schermo cinematografico lo vedi, e ora passa attraverso la biblioteca con tutti gli scrivi, gli autori che copiano e trasferiscono tutta la conoscenza, la sapienza e la saggezza in questi testi sacri. Da un grande portone adesso esci col tuo amico in questo luogo, in questo giardino spirituale. Scendi dalle scale di marmo, il tuo amico ora ti porta su, in aria, in alto, in atmosfera. Di sopra, e ti senti totalmente al sicuro, ti senti così leggero, così pieno di pace. E ora, come se fossi salito rapidamente, compiendo una grande distanza, tanto da poter vedere la terra che dolcemente ruota intorno al tuo asse, e riesci a vedere diversi continenti, le masse terrestri, gli oceani, le grandi nazioni, le città, il blu, il bianco, il verde. A volte le persone da questo punto di prospettiva guardano così in alto. E quando ti senti totalmente sicuro, osserva dall'alto la terra che ruota lentamente. Continenti che si stagliano nitidi e poi svaniscono dolcemente. Alcune aree della terra, del pianeta, magari si accendono. Sì, è come se alcune parti della terra si accendono con una luce luminosa, e fai attenzione. Solo per farti sapere che hai visitato questi luoghi in passato, forse in una vita passata, in qualche altro mondo, città diverse, diversi paesi, nazioni, continenti, magari iniziano a brillare, ad accendersi. Questo è un momento speciale dove potrai vedere dall'alto dove sei stato, sei stata in un'altra vita. Guarda l'Europa, il mondo. Questo ti serve, questo ti è utile per farti sapere che lì ci sei stato in passato. Questa è un'area particolare, inizia a brillare e ad attirare verso di te una buona sensazione. E lascia che accada, e lascia andare adesso questo luogo geografico per andare in un altro paese, in un'altra città, in questo viaggio. Questa persona spirituale sarà accanto a te. E ora ci sei passato. E torna giù insieme a lui.
ti riaccompagna in quel meraviglioso giardino, il giardino della guarigione, il giardino che è lì per te, un santuario. E ritorni nel giardino qui, il tuo corpo è pieno di luce, circondato anche dalla luce che hai recuperato, più forte di prima. E rientri nel tuo corpo e riunisci il tuo corpo. E ora torni in questa sala sentendoti ben radicato, il tuo corpo, che è tornato qui, nel tuo momento presente, sei tornato in questa sala, in questo spazio, in questo tempo. E tra qualche istante conterò da 1 a 10 e potrai risvegliarti completamente, pieno di luce, di pace, di gioia, ricordandoti tutto quello che hai vissuto, pieno di pace, di calma, sveglio e vigile, raggiungerai il numero 10, dolcemente 1, 2, 3, delicatamente ti stai svegliando, 4, 5, 6, 7, sempre più sveglio, vigile, 8, quasi sveglio ormai, 9, 10, bene, ora puoi aprire gli occhi, allungare le braccia e se vuoi, se hai un desiderio, poter scrivere quello che è emerso. Sappi che potrai riascoltare questa meditazione tutte le volte che sentirai il desiderio e il bisogno. Iscriviti a questo canale se ancora non l'hai fatto, condividi questa meditazione e visita il sito carlolesma.info. Ti auguro tutto il meglio.